campioni nella memoria. Questa mostra, che nasce qualche anno fa nel comune di Scandicci e presso una scuola, laddove la professoressa Barbara Trevisan è stata la ricercatrice che ha dato gambe a una ricerca fatta in questo campo. La composizione di questa mostra è molto eterogenea. Ogni personaggio ha la sua storia e la sua fotografia, e ogni pannello riporta e l'una e l'altra. E noi, come veterani dello sport, ci siamo fatti carico di questo itinerario della memoria per portarla nelle scuole soprattutto. La cosa è avvenuta in Toscana, in Abruzzo, in varie regioni d'Italia, in Calabria, e quindi noi continueremo a dare il nostro sostegno, non solo morale per gli aspetti etici e sociali della mostra, ma materiale, facendola girare l'Italia. Vorrei ricordare le uniche donne presenti nella mostra, da donna a donna, che sono le atlete della squadra di ginnastica artistica della nazionale olandese. Di queste donne è rimasta in vita solamente una, le altre sono tutte morte nel campo. È una mostra per i ragazzi, i pannelli sono tanti, però confido sempre nel fatto che ai ragazzi rimane colpita di più una storia rispetto ai grandi numeri, perché i ragazzi di oggi sono abituati ai grandi numeri. Una storia invece li può colpire di più, quindi mi auguro che anche questa mostra possa essere vista nell'ambito delle problematiche di ora del Covid dai ragazzi delle scuole, e che ognuno di loro sia attratto da uno sport, da una foto un po' buffa, perché magari le foto sono anche delle foto buffe, c'è uno sciatore con camicia, cravatta, quindi una cosa un po' assurda rispetto ai tempi di oggi, e leggendo queste storie ricorderanno queste storie e faranno rivivere nuovamente questi atleti che hanno dato la carriera e la vita per un ideale.